Bisogna stare attenti e che poi non è che si torni indietro, se qualcuno viene colpito più ferocemente o più squadre, speriamo di no, insomma, perché credo che il tempo allenti la pressione sul virus, quindi dovrebbe già. Non capisco su questo, invece, ecco, faccio io una proposta che io stesso ho lanciato. Non vedo per quale ragione gli spazi devono essere vuoti e magari se facciamo un'amministrazione dal 15 di giugno qua ci possa essere 300 persone, perché non ci possa essere 1000 persone su un campo di 15.000 posti. 1000 persone. Poi dici chi ci va? Ci vanno gli abbonati, è giusto che vanno prima gli abbonati e poi gli altri, e magari fanno una volta sia. E poi dovrebbe essere quando gioca il Benevento in casa, per la Valle e anche le altre squadre, vanno tutti quanti in modalità tale che possono vedere tutti quanti, tutti i cittadini della città, quindi anche perché se no io dovrei ricorrere, perché quando sento parlare del rapporto distonico, magari contrattualista verrebbe meno tra le squadre e Sky o Dazon, e perché non sono incazzato pure con Sky e Dazon, mi sono fatto l'abbonamento e non mi farete pure le partite, quindi anch'io dovrei denunciare a loro. Se ognuno denuncia l'altro, le squadre di calcio che i calciatori non giocate, quindi diamo meno soldi, e perché io dovrei pagare la quota che pago rispetto a Dazon agli altri? Mi dovete spiegare, tutti gli italiani. Mi pare una stronzata incredibile. Quindi da questo punto di vista, si portasse in campo 1000 persone, non è un affaticamento enorme, distribuiti secondo criteri, diciamo, di serenità, di tranquillità per tutti, avvenga la stessa cosa in ogni parte d'Italia e dopodiché vediamo in diciamo tutti quanti le partite che Bento gioca. L'ha sentito dopo la buona notizia? No, ma non so, l'hanno sentita più riprese nei giorni più difficili. Io posso sempre quelle che sono ascoltate nei giorni difficili, in quelli buoni un po' di meno.